racconto pubblicato in una rivista nel 1898. Tocco aveva ben 4 conventi, nei quali si dispiegarono il sentimento religioso e l'amore del bello dei nostri antenati. Costoro ebbero l'opportunità di frequentare quegli asili sacri alla sapienza e focolari di civiltà. È da credere che il nostro paese, per questa ragione e per le relazioni commerciali con i maggiori centri dell'Abruzzo e della Sabina, sia stato anche negli ultimi secoli uno dei paesi più inciviliti della regione. Tali conventi furono quello dei Domenicani nel centro del paese, sotto il titolo prima di San Francesco e poi San Domenico nell'anno 1317. Quello dei Cappuccini, dedicato a Sant'Antonio da Padova, dove attualmente le suore alcantarine dirigono un asilo. L'altro dei minori osservanti nel 1470, con annessa alla chiesa in onore di Santa Maria del Paradiso. Infine quello dei Domenicani, dal titolo di Santa Maria della Pace, nell'anno 1482. Oggi, 1898, il fabbricato è stato trasformato in una villa dal signor Enrico Cavalier Muzzi. Questo è il breve racconto sui conventi pubblicato nel 1898 dalla tipografia Ricci Giustino di Chieti. La nostra storia inizia in un freddo pomeriggio di febbraio. La neve ha imbiancato gran parte del nostro territorio. I raggi del sole sciolgono a tratti la coltre bianca, mentre fa capolino il verde della campagna. Lasciamo alle spalle la chiesa di Sant'Antonio e ci incamminiamo verso una stradina che ci porta in un'antica contrada. Nel nostro dialetto è chiamata Sant' Yen, conosciuta come Contrada San Giovanni. Prima di arrivare alle prime case, ci soffermiamo ad osservare un antico e ormai cadente palazzo. È in questo luogo che inizia il nostro racconto. Dal libro di Padre Samuele, Tocco da Casauria, attraverso i secoli, leggiamo. La leggenda di Santa Maria della Pace. Distante un 3 miglia dal centro abitato, il popolo toccolano venerava sino a qualche secolo fa, in una bella chiesa, un quadro della Madonna della Pace. Il titolo le venne dato dalla seguente leggenda. Il quadro venne scoperto nell'anno 1468 in mezzo a un campo da due signori, l'uno di Tocco e l'altro di Caramanico, che, trovatisi finalmente di fronte e nell'atto di por mano alle spade per sede di vendetta, scorsero poco distante il dipinto della Madonna, che, rivolgendo la parola ad essi, disse: «Pace, o figli!» I due signori, resi timorosi dall'accaduto, piangendo si abbracciarono nel perdono cristiano e rivelato lo strepitoso avvenimento al popolo toccolano, questo eresse la chiesa sotto il titolo della Madonna della Pace. Capo della cittadinanza era un certo Pompeo Scarnati, componente di una nobile e antichissima famiglia di Tocco. Da allora la devozione fu mantenuta sempre viva.
Era usanza un tempo stipulare atti notarili nelle chiese e nei conventi. Dagli archivi generali dell'Abbazia di Montecassino riportiamo la trascrizione di due atti stipulati nel convento di Santa Maria della Pace negli anni 1635 e 1667. Domenico Rinaldi da Mosellaro vende a Santo di Pietro da Rocca Casale per il prezzo di 25 ducati una casa di due membri, sita fuori Rocca Casale, esattamente in località Il Forno Vecchio. Girolamo Palmerio, priore del convento di Santa Maria della Pace, insieme con i componenti della comunità, cedono alcuni beni a Giovanni di Battista della Sanità da Sulmona. Di questa antica chiesa troviamo riscontro nel catasto dei beni di Tocco, redatto nell'aprile del 1686. La chiesa pagava di tassa ben 2.992 ducati. Nel testamento di Ludovico Suggiaccio, tesoriere della famiglia Pinelli, signore di Tocco, è scritto testualmente: «Lascio ducati 5 al convento di Santa Maria della Pace di Tocco affinché dicano messe per i bisognosi». Il libro continua con queste parole: «La chiesa non più esistente, in quanto trasformata dalla famiglia Muzzi nel 1880 in abitazione». Una testimonianza ci racconta: «La signora Lucia Novelli fu Domenico, di anni 77, allora abitante nella contrada Marano, e il signor Bartolomeo Eustachio, di anni 92, abitante nella contrada Pareti, ci hanno testimoniato che nella fanciullezza visitarono molte volte la chiesetta, che era della grandezza della chiesa di Sant'Antonio al cimitero. Essa era aperta al culto e alla devozione. Il 5 agosto vi si faceva la fiera». A testimonianza della signora Novelli fu chiamata anche Madonna della Neve, perché in un mese di agosto, non ricorda l'anno, cadde della neve che si posò sul tetto della chiesetta della Madonna della Pace, che da allora cambiò titolo. La chiesa viene menzionata anche nello statuto municipale di Tocco da Casauria del XVI secolo. Alla voce religione riporta quanto segue: «Tutti i cittadini di Tocco e forestieri che risiedono in essa devono rispettare tutte le feste della gloriosa Vergine Maria, cioè in primis la festa dell'Annunziata, dell'Assunzione, della Purificazione, la festa della Madonna della Neve, che al presente si dice Santa Maria della Pace». Un riscontro lo troviamo anche nel memoriale firmato dai cittadini di Tocco contro il Duca Pinelli, signore del castello. Si legge: «Francesco Riti venne incarcerato per essere andato a vendere nella Fiera della Pace una salma di vino dei padri domenicani. La Fiera della Pace, cioè della Madonna della Pace, si teneva il 5 di agosto nelle vicinanze della chiesa omonima. È la più antica fiera che conosciamo», conclude l'autore del libro. Il palazzo Muzzi, oggi in uno stato di abbandono,
e pericolante, conserva ancora al suo interno i resti di una cappella. Durante la Seconda Guerra Mondiale divenne la residenza degli ufficiali tedeschi presenti nel territorio di Tocco. Giunti alla fine del nostro racconto, la nostra attenzione va su alcuni scorci di questa antichissima contrada che il pittore Carlo Zaccardi ha riportato nelle sue splendide tele. Il vecchio palazzo della famiglia Muzzi ci ha raccontato momenti di storia di un glorioso passato, avvenimenti di vita vissuta, di contadini, di chiese, di conventi e di devozione religiosa. Appena più avanti, a destra, dopo le prime abitazioni, c'è un sentiero che ci porta in un altro straordinario luogo, ricco di storia e ritrovamenti di un tempo che fu. Ma di questo lo racconteremo un'altra volta.